Buonasera, benvenuti a Replay dallo studio centrale di TV6, il campionato di Serie B. Ho osservato il turno di riposo, ma siamo ugualmente qui per parlare del Pescara. Quanta voglia di rivedere il Pescara di Pillon dopo lo splendido inizio di campionato. La capolista della Serie B sarà impegnata venerdì alla Spezia nell'anticipo di questo ottavo turno di campionato. Proprio in giornata sono usciti gli altri turni ed il Pescara è gettonatissimo per gli anticipi ed i posticipi del torneo cadetto. Tra poco vedremo quali saranno gli impegni dei biancoazzurri, che sono tornati ad allenarsi da ieri. Si preparano a questa trasferta sul campo dello Spezia, che ha 12 punti in classifica, la squadra dell'ex Pasquale Marino, un'altra rivelazione di questo campionato cadetto. Nel corso di questa trasmissione avremo diversi contributi filmati, diverse interviste con i personaggi del calcio italiano, a partire da Gabriele Gravina, che lunedì prossimo diventerà il nuovo capo del calcio italiano, sarà eletto presidente della FIGC. Poi avremo altri volti molto conosciuti qui a Pescara, alcuni giornalisti a livello nazionale, poi avremo anche delle interviste con il presidente Sebastiani e alcuni rappresentanti della squadra. Vado a presentare gli ospiti di questa puntata. Saluto con piacere Luciano Zauri. Buonasera Zauri, attuale allenatore della Primavera del Pescara, ex calciatore di tantissime società. Buonasera. Tutto bene Luciano? Questa nuova avventura con la Primavera sta andando bene, ce ne parlerai più tardi. 6 punti in 3 gare. Siamo partiti bene, speriamo di continuare. Al suo fianco Antonio De Leonardis. Buonasera, buonasera Totò, buonasera, che fa sempre buonasera concorrenza con il tuo baffo a Pillon. Vedremo quale sarà il baffo più simile, gettonato. Ritrovo con piacere anche un altro volto molto noto del calcio pescarese. 3 promozioni con il Pescara. Andrea Gessa. Buonasera Andrea. Buonasera della Enrico. Società. Grazie. 3 promozioni, dell'invito. Ricordiamo, 2 da calciatore e 1 da team manager, però sì, sono sempre promozioni, no? Valgono tutte. Beh, direi di sì, me le tengo strette. Un saluto a Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo, ben rivisto. Dove sei stato? In vacanza? No, sei stato qui, non ti hanno invitato in queste ultime settimane. Vabbè. No, sono rimasto a Pescara, tranquillo. Francesco Di Francesco, salve, buonasera Francesco. Buonasera. Contento per il nuovo allenatore del Teramo? No. Bene. Saluti in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea, ben ritrovato. Sì, buonasera, buonasera Enrico, buonasera a tutti i nostri amici da casa. Una giornata convulsa, un lunedì convulso per quanto riguarda più che altro le altre abruzzesi, visto che il Pescara sta osservando la sosta, anche se la squadra già da ieri ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima gara di venerdì contro lo Spezia. Lo hai detto tu accennandolo con Francesco, in Serie C ricordiamo la notizia del giorno, l'esonero dell'allenatore Giovanni Zichella e l'avvento del neo allenatore a Genore Maurizi. Ultimi sviluppi anche da Vasto, te li comunico proprio in questo momento, perché non è ancora ufficiale, ma si va verso l'interruzione del rapporto tra Ottavio Palladini e la Vastese. Il nuovo allenatore al 90% sarà Fabio Montani, manca soltanto l'ufficialità. Chiaramente è stata una settimana contraddistinta da valzer delle panchine in Serie B. Dopo quanto accaduto la scorsa settimana c'è Walter Zenga sulla panchina del Venezia al posto dell'esonerato Stefano Vecchi. A te. Senti Andrea, vogliamo vedere subito l'elenco dei nuovi appuntamenti del Pescara, perché ci sono gli anticipi e i posticipi. Assolutamente sì. Assolutamente sì, ricordiamo Enrico che peraltro già nel mese di novembre il Pescara giocherà di lunedì sera contro il Lecce alle ore 21 e poi di domenica sera contro il Palermo. Poi ci sarà la sosta per le nazionali. Quando si riprenderà il Pescara giocherà domenica 25 ore 15, domenica 25 novembre ore 15 contro l'Ascoli all'Adriatico Cornacchia. Poi alla 14ª giornata, sempre di domenica 2 dicembre, ma alle ore 21, Stadio Curi Perugia Pescara. Quindi altro posticipo, pardon. Dopodiché, giornata numero 15, il Pescara anticiperà in questo caso a venerdì 7 dicembre, ore 21, all'Adriatico Cornacchia contro il Carpi. E poi, giornata numero 16, posticipo di lunedì 17 dicembre, ore 21, una gara sentitissima per i tifosi biancazzurri, quella del Bentegodi contro l'Hellas Verona. Mi sembra di capire che fino al 17 dicembre soltanto 2 volte si giocherà alle ore 15, vale a dire sabato prossimo, quindi dopo la partita di La Spezia fra
10 giorni, sabato prossimo alle ore 15 con il Cittadella e poi quel turno interno con l'Ascoli di domenica. Con l'Ascoli, 15. Però di domenica. Di domenica. Però altrimenti di domenica. Sempre alle ore 21. È gettonatissimo Jesse il Pescara in TV. Perché? C'è questo primo posto perché la squadra diverte. Ma credo entrambe le cose. Sicuramente la squadra sta facendo molto bene e credo che comunque sia interessi a... Ai tifosi in generale, a chi piace il calcio. In questo momento il Pescara sta esprimendo un buon gioco. In più chiaramente magari il fatto della posizione in classifica influisce sul fatto delle scelte televisive. Luciano Zauri, tu che sei stato un importante calciatore, giocare di sera alle 21 per un atleta è la stessa cosa oppure l'attesa è troppo lunga in giornata? Ma intanto spesso di sera si giocano le partite che contano, insomma i grandi impegni. Tu hai giocato quelle di Champions, quindi parlavi di un altro campo. Giocare di sera comunque ha un fascino particolare, quindi credo che il calciatore piaccia, credo. È chiaro, magari giocare dopo aver saputo gli altri risultati magari potrebbe incidere a livello mentale sia nel bene che nel male. Questo vale anche per gli anticipi, io parlo dell'attesa della giornata, andare in ritiro il giorno prima, aspettare la sera, non si crea troppo nervosismo? Ma onestamente no, probabilmente per chi ha famiglia magari riposa un pochino in più con i bambini piccoli, mi è capitato. Comunque a parte gli scherzi, l'attesa per alcune partite magari potrebbe diventare snervante, quello sì, però credo che in questo momento non sia questo il caso, quindi... I ragazzi sono concentratissimi, li vedo spesso al Poggio. Quindi... Comunque molte volte le scelte televisive vengono fatte su quelle squadre che divertono e che creano un maggiore interesse. Molte hanno paragonato con le debite proporzioni, ad esempio la prestazione dell'Italia di ieri sera, una gran partita, quel tipo di gioco, quel tipo di intensità uguale al Pescara di Pillon. Antonio, sei d'accordo? Beh, sul fatto che finalmente abbiamo visto una nazionale che ci ha fatto anche divertire, è stata una bellissima partita, era tempo che io prima non arrivavo al 20° minuto a vedere la nazionale, un po' di tempo. Invece ieri siamo rimasti tutti incollati. Esatto, ieri è stata una partita molto molto bella sotto proprio per l'intensità, poi chiaro ho sbagliato tanti gol, però quello fa parte proprio anche del fascino della partita. Sì, ci può stare l'accostamento, solo mi sembra che almeno finora Pescara è un po' più pratico, è più sicuro, le sale più solide. L'Italia di Mancini è ancora sotto esame, anzi è il primo esame che supera, era un anno, insomma, credo che l'Italia non vincesse una partita. Insomma, però è stata una bella come impatto, come immagine, secondo me ci siamo divertiti, diciamo, esatto, così come ci sta facendo divertire il Pescara in questa scenografia che, ripeto, è sempre uno sfogliare di un libro di pagine importanti della storia del Pescara. C'è anche quel pannello proprio dietro Andrea Gessa con Immobile, Insigne, Sansovini, e Gessa è stato uno dei protagonisti. Proprio ieri sera in nazionale abbiamo rivisto tanti ex biancoazzurri. E ce ne sono tanti, e quel gol l'ha fatto anche Biraghi, giocatore che qui non è stato molto apprezzato. Quindi questo giusto per riallacciarci al discorso della nazionale. Riccardo, siamo arrivati alla settima giornata di campionato, noi abbiamo titolato volare basso per restare in alto, è un po' l'input che dà soprattutto Pillon. Si fa bene ancora a restare con i piedi a terra, è giusto che i tifosi cominciano a sognare, loro possono essere liberi ovviamente di fare voli pindarici, non però la squadra. Ma credo che tu non potessi trovare il titolo migliore, perché dobbiamo veramente rimanere tutti coi piedi per terra. Cioè tu ti sei messo dentro la squadra, quindi. Io mi sono messo dentro tutti quelli che amano il Pescara e quindi tutti coi piedi per terra, perché comunque chiunque parla del Pescara ha il fare i voli pindarici è sbagliato. Però devo dirti che questa squadra, per quello che si è visto, è meritatamente in testa alla classifica, ha avuto degli episodi a favore, però ha avuto anche degli episodi a sfavore, quindi ha i punti che meritatamente ha preso sul campo. Però questa squadra ha dimostrato una cosa, di avere un buon gruppo, una forza di stare bene in campo, e ho visto che i reparti si aiutano molto e ha dato la dimostrazione di essere squadra, e quando tu dai la dimensione di squadra i risultati poi vengono.
Allora, Gessa, dicevamo, ha vinto tre campionati, uno con Di Francesco dalla C alla B, uno con Zeman dalla B alla A, quell'anno favoloso, e poi l'anno di Oddo con il ruolo di team manager. Tutti dicono quando si crea il clima ideale, poi sentiremo anche il contributo di alcuni personaggi del calcio, vuol dire che si è fatto già un primo passo in avanti. Ci sono queste condizioni oggi? Beh, assolutamente sì, io credo che sia sotto gli occhi di tutti che il gruppo sia un gruppo compatto. È chiaro che i risultati aiutano a creare un intento comune e a solidificare appunto questo tipo di legame. Però, come hai detto tu, le basi ci sono senz'altro e questo, diciamo, i risultati lo dimostrano attualmente. Ricordiamoci che sono passate solo sette giornate, certo. Non si può di certo tirare delle somme, però insomma le basi di un buon inizio sicuramente c'è. Tanto queste sono le foto di Max Mucciante dell'ultima partita. Luciano Zauri invece un campionato l'ha vinto due anni fa con Oddo, eri proprio l'assistente del tecnico, anche lì fu un'annata bellissima dove si creò subito un ottimo gruppo. Poi quali sono le componenti per durare? Beh, appunto, a parte i risultati, ovviamente. Come diceva Andrea, chiaramente non sono un dettaglio, perché chiaramente grazie a quelli poi si lavora meno in settimana e si riescono a raggiungere appunto gli obiettivi. È chiaro che poi con i risultati ogni singolo calciatore riesce a dare qualcosina in più, e quindi è lì che poi si crea l'armonia e la mentalità appunto per poter vincere un campionato. La Serie B l'abbiamo vissuta, è lunghissima, per cui partire bene chiaramente è importante, ma poi insomma arrivare a aprile dove il campionato poi si va di neanche. Ma le difficoltà maggiori quali sono non nel gestire, ma nel portare avanti un discorso di concentrazione, cioè di restare umili fino a primavera quando si decide poi il campionato? Sì, è chiaro che dopo un certo punto non si potrà più nascondere, per cui chi arriverà a febbraio o marzo lì non potrà più dire la salvezza e basta, per cui il Pescara deve rimanere umile come sta facendo e lottare fino a che quella classifica potrà dire veramente da adesso in poi puntiamo a raggiungere un obiettivo che magari a inizio stagione nessuno poteva dire. Francesco, tante volte in studio abbiamo parlato di restare sempre sul pezzo, no? Perché il campionato, solite cose, si decide a febbraio, marzo, ma in questa squadra, in questo gruppo, tu intravedi le caratteristiche giuste? Ma penso di sì, non si è primi in classifica dopo sette giornate così per caso, così come non è per caso che si parla di gruppo. Si parla di squadra. Vabbè, il gruppo c'è sempre quando arrivano i risultati. No, ma infatti volevo chiedere, ecco, a Zauri e Gessa, sono i risultati che aiutano a formare il gruppo o il gruppo già formato aiutano a portare i risultati oltre all'aspetto tecnico? Perché qui possiamo parlare di gruppo, io faccio tanto di cappello alla tua carriera e alla sua, però ho le mie convinzioni, si parla di gruppo, guarda caso, sempre quando le cose, il gruppo sano, quando vanno bene, quando le cose vanno male arrivano gli spifferi, ci si dimentica che poi in campo c'è il campo, c'è il pallone, devi fare gol e non li devi prendere. Però credo che ci sia questo dubbio, ossia il gruppo, in questo caso per chi nasce prima l'uovo la gallina? Quasi, sì, ossia si è formato il gruppo e vanno tutti d'accordo e tutto riesce in maniera anche forse più semplice perché arrivano già i risultati o i risultati arrivano perché il gruppo era già granitico prima? Sentiamo prima Zauri e poi Gesse. Beh, io ho visto. Anche con l'esperienza maturata nella vostra carriera, intendo, non solo qui a Pescara. Ho visto entrambe le cose, ho visto dei gruppi fuori dal campo non andare d'accordo oppure vincere e viceversa. Non c'è una regola e a volte le cose funzionano anche senza che il gruppo ci sia. Questo in particolare, da quel poco che ho visto, è fatto anche di ragazzi giovani, per cui
i ragazzi giovani che hanno più o meno gli stessi interessi, fa sì che poi appunto questi ragazzi si vedano anche fuori dal campo, che poi crea questa, appunto questo equilibrio che poi in campo si vede. Nello specifico di oggi, Andrea, ci sono molti giocatori esperti, molti ragazzi, quindi il giusto mix. Sì, assolutamente. Io penso proprio che come appunto è stata formata la squadra, è proprio evidente che c'è stato un pensiero dietro, c'è stato un progetto e chiaramente poi la bravura dei direttori, del presidente, aver chiuso le operazioni importanti nei ruoli giusti e adatti. In altri anni forse avevamo magari qualche doppione in alcune zone nevralgiche del campo, che poi con i non risultati, e lì ci leghiamo un po' anche al discorso, con i non risultati il mugugno magari di chi non gioca arriva prima. Esatto, quindi. Iniziamo con i contributi esterni. Insomma, lunedì prossimo Gabriele Gravina diventerà il nuovo presidente della FIGC. Gabriele Gravina è un dirigente abruzzese, non ha bisogno di presentazione, sta vivendo giorni importanti perché si tratta di una carica prestigiosa, quindi l'abbiamo portata al nostro microfono, al microfono di Andrea Costantini, e ci parla subito dei suoi sentimenti di queste ore. Ma in questi ultimi giorni cerco di mettere insieme tanti sentimenti. Quello che prevale è sicuramente la grande stima, la voglia che percepisco in tutti gli ambienti di rilanciare il calcio, quindi passare da una fase di grande preoccupazione, di grande tensione, di grande depressione, come si intuisce dalle parole del sottosegretario Giorgetti, dal vice capitano della nazionale Leonardo Bonucci. E poi c'è un sentimento da parte mia di preoccupazione per l'eccesso di responsabilità che da solo mi attribuisco, perché so benissimo le difficoltà di un compito così, così alto, così impegnativo, ma c'è anche la consapevolezza che, basando un po' di esperienza, un po' di supporto, di disponibilità, di collaborazione da parte di tante componenti che fanno parte di questa importante maggioranza, sono convinto che possiamo tracciare un percorso nuovo. Presidente, lei a Pescara, il momento in cui la squadra del Pescara è prima in classifica in Serie B, una parola, una testimonianza sull'operato di Pillon, del presidente Sebastiani e del Pescara in generale? Ma voi sapete che in tempi non sospetti ho sempre elogiato la stabilità della società. Io credo che i risultati arrivano con un percorso, un'idea e un impegno di programmazione. Quindi il Pescara ha dimostrato con questa governance, con questa società, di saper programmare, di saper progettare. Ci vuole pazienza e anche qui ci vuole anche il contributo da parte di tutti. Può andare in Serie A? Beh, è un augurio, perché insomma, sia da abruzzese sia perché credo che la città di Pescara coltivi sempre questo entusiasmo per centrare questo importante obiettivo, e in questo momento la classifica dice di sì. Antonio Leonardis, Gabriele Gravina sarà il numero uno del calcio italiano, è la figura giusta in questo momento poi di caos del calcio azzurro? Glielo dissi quando intervenne qui, è quello di aver perso un anno, perché in effetti la prima idea era questa, poi anche per colpa sua, insomma, che si è tirato un po' indietro, e ci arriva però in un momento a questo punto, un momento giusto, perché il calcio italiano, diciamo, non solo è stato fermo, è stato un disastro in questo periodo di interregno con il CONI, con una varietà di si è perso tantissimo tempo. A mio avviso, come lo dico, perché insomma l'ho conosciuto, l'ho apprezzato come dirigente di calcio in Abruzzo, il miracolo Castel di Sangro lo conosciamo tutti, sembrava quella era una piccola società modello, arrivata addirittura alla Serie B e a buon livello anche in B.
trovando anche giocatori importanti, che so, giocò io a Quinta, tanto per fare un nome sarà importante, giocò a Castel di Sangro. È la persona che sa di calcio, che conosce l'ambiente, che ha avuto compiti anche appunto direttivi, secondo me ci arriva anche con tanta passione, per cui io spero tantissimo. E soprattutto ha tanta esperienza. Esatto, è un uomo di calcio. Esattamente, un uomo di calcio con tanta esperienza e tanta passione. La speranza è appunto che questa volta le varie componenti siano unite, una volta eletto, e che quindi si possa veramente rifondare la federazione, perché insomma si parte da una situazione a dire disastrosa, è poco, voglio dire, insomma. Beh, c'è tanto da lavorare. Sì. Andrea Gessa, quando un probabile presidente della FIGC elogia la società, indica già la strada per la Serie A, che significa per voi? Una responsabilità in più? Oppure intanto ci gratifica per il lavoro svolto sicuramente in questi anni, come ha detto il futuro presidente. Credo che comunque sia evidente il lavoro che c'è stato in tutti gli ambiti societari, che questa società ha veramente fatto dei passi in avanti, magari facendone uno alla volta, non facendo magari il passo più lungo della gamba, che secondo me è un pregio, non un difetto. Quindi magari i miglioramenti sono stati lenti, però stati continui, e non ultimo ci saranno appunto le varie ristrutturazioni, i vari progetti che il presidente sta portando avanti con appunto tante infrastrutture che possono migliorare il nostro lavoro, il lavoro dei tecnici come Luciano e dei giocatori in primis. Ecco Zauri, uno dei temi che ha toccato proprio il presidente Gravina nella ristrutturazione di questa sua nuova esperienza riguarda il settore giovanile. Adesso tu che fai parte di questo mondo allenando la Primavera del Pescara, ecco, in cosa si può migliorare nella valorizzazione dei nostri talenti? Ma intanto dire tutto è insomma una banalità, ma è quello che un po' rispecchia il momento appunto del settore giovanile. Sono tanti ragazzi che hanno voglia di emergere, si fa sempre appello anche ad avere magari meno stranieri o comunque ad averne di bravi. Certo, dipende anche da voi allenatori di rischiare qualcosa in più, parlo di grandi club che dovrebbero puntare di più sui talenti non strani. Sì, il coraggio fondamentalmente non ce l'hanno tutti. Non ce l'hanno, ma è vero che anche il calcio dei grandi nazionali insegna che di questi grandi talenti in giro magari in questo momento non ce n'è. È chiaro che alla base c'è magari un lavoro fatto, non dico male, però lento da parte appunto dei tecnici a partire dalle scuole calcio, per cui migliorare appunto le fondamenta per poi arrivare in alto con dei prodotti già pronti per il grande calcio. Tu ad esempio dici sarebbe più opportuno concedere più spazio ai talenti nostrani senza cercarli all'estero? Sicuramente se si facesse un lavoro alla base fatto in un certo modo, probabilmente avremmo meno stranieri, quello sì. Tu Francesco dici dove stanno, ma ti riferisci ai piccoli oppure? No, ai grandi, o anche a quelli che, ossia qua certe volte si parla di un 97, di un 98, lui ha giocato una vita in Serie A, 98 c'ha 20 anni, fra poco ce n'ha 21, quindi se ha delle grosse qualità, si parla di talento. No, io mi riferivo proprio ai settori allievi, cioè di dare ma anche lì c'è la selezione. Sì, è ovvio che lì secondo me la selezione è naturale, poi certo dipende anche dalla bravura. A livello che dici tu, quindi a livello proprio di settore giovanile, dipende dalla bravura dell'allenatore, dipende dalla bravura dei dirigenti della società e dipende anche dalle strutture. Il Pescara c'ha la possibilità di lavorare bene con i giovani, magari un'altra società non ha, perché lo sappiamo, la carenza dei campi, gli stadi vecchi, le strutture sono quelle che sono, ossia se ci mettiamo a elencare sono molto di più gli aspetti negativi che portano al pessimismo che all'ottimismo. In più, ieri sera l'Italia ha fatto quel po' di partita non facile da ripetere, ma noi ce lo auguriamo. Ma mi dite nella nazionale di ieri sera qual è un talento o qual è un campione, con tutto il rispetto
penso a Insigne perché è stato qui, ossia il giocatore che fa la differenza. Ieri sera la differenza l'ha fatto il modo di giocare la squadra, tutti insieme, le palle gol, le prime due palle gol che sono arrivate dopo quattro passaggi, ossia un'azione preparata e fatta anche grazie. Però accontentiamoci di questo, è vero che non c'è il campione. Appunto, siccome si parla di crisi, la crisi è altrove nel mondo del calcio, non perché adesso è normale che ci siano tanti stranieri, perché non è il calcio di 20-30 anni fa, e tanti stranieri stanno in Italia, in Inghilterra, in Spagna e in tutto il resto. Un altro personaggio del calcio italiano, vado un po' di fretta perché abbiamo diversi contributi, un altro personaggio del calcio italiano che è stato qui nella nostra città e che ha vinto con il Pescara è il direttore generale Pierpaolo Marino, che conquistò la promozione nel 91-92, anche lui stravede per questa piazza e ovviamente è contento del primo posto del Pescara. Direttore, torna a Pescara e ritrova un Pescara primo in classifica in Serie B. E quali sono i segreti di questo inizio di stagione del Pescara? Ho visto una grande, diciamo così, forza di coesione della squadra, un collettivo che funziona bene, questo merito del tecnico, che è un tecnico esperto e che forse a Pescara ha trovato un po' la sublimazione, che lui era stato sempre una promessa dei tecnici, però ora speriamo che sia l'anno buono, perché se lo merita, e se lo merita Pescara, Sebastiani, tutta la città, io auguro sempre grandissime fortune e seguo con il cuore Pescara, perché 5 anni della mia storia, della mia professione, non sono stati spesi male, insomma, quindi sono contento che il Pescara sia oggi una rivelazione di questo campionato. L'entusiasmo del pubblico che a Pescara conta molto, perché Pescara è una piazza con un pubblico caldissimo, appassionato, il fattore campo diventa importante, e in Serie B il Pescara sa come fare, perché questa proprietà ha già vinto il campionato, quindi la piazza è una nobile della Serie B, il Pescara. Io penso che possa durare e lo auguro anche. Campagnaro è alle porte dei 40 anni, ma non sembra. L'ho portato io a Napoli, quindi parlate di un amico, di un ragazzo straordinario e me l'aspettavo, peccato che lui ha avuto una carriera flagellata dagli infortuni, però poteva fare veramente tanto di più, e se gioca a 40 anni è perché io lo conosco, è fatto di acciaio quell'uomo lì, sia come motivazioni, come cervello, che come uomo di campo, di spogliatoio, direi che è un leader. L'ultimo per quanto mi riguarda, Brugman, Macin, Mancuso, un pensiero su questi tre elementi? Sono tutti elementi con cui Sebastiani farà plusvalenze, secondo me. Mancini sono notevoli, penso. Veramente un bel lavoro che ha fatto la società. Con un pizzico di emozione, dunque, Pierpaolo Marino ha parlato del Pescara. A proposito di Ugo Campagnaro, Zauri, credo che siate quasi coetanei, sui 40 anni, no? Ma è veramente un uomo d'acciaio, Campagnaro. Sì, Ugo ha nell'aspetto mentale sicuramente il suo aspetto top, è un ragazzo straordinario che fa veramente della mentalità la sua arma migliore. Chiaramente il suo fisico, quando non ha qualche infortunio, come purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto, ha veramente la voglia di un ragazzo di 20 anni, e il campo lo dimostra, insomma. Quindi Andrea, potevi ancora giocare, tu 38 anni. Direi proprio di sì. Ho incontrato Massimo Oddo sulla mia strada e mi ha fatto smettere. Ho pensato bene di seguire il suo consiglio, insomma. No. Quanto è stato importante Massimo Oddo per la tua nuova carriera da team manager? Tantissimo, tantissimo. Ma è il gruppo che io, insomma, quello staff, lo ricordo con estremo piacere, a parte che siamo un po' rimasti tutti amici, però è stata una tappa della mia vita, non della mia carriera né post calcistica, proprio di vita. Che cioè è stato lui a dirti guarda, è meglio che no, non è andata così, no, assolutamente, era già in programma questo, perché il presidente mi aveva già chiesto 2 anni prima, ma avevo chiesto di aspettarmi ancora qualche anno, e quando tornai a Pescara gli dissi
che avrei smesso se insomma c'erano le condizioni ancora secondo lui di fare questo ruolo. Però è stato fondamentale Massimo per me, perché forse passando prima di me nel passaggio da calciatore a lui allenatore, io ruolo dirigenziale, è stato fondamentale perché mi ha sempre permesso un passaggio graduale, mi ha fatto anche allenare con la squadra in alcuni momenti. Mi faceva insomma allenare. Non te ne sei accorto che no, un infatti, ex calciatore poi penso che comunque si sia comportato più da amico che da tecnico nei miei confronti, quindi lo ringrazio particolarmente, come ringrazio Luciano e Marcello. Quindi anche Zauri insieme a Oddo ha pensato di intraprendere questa nuova strada da allenatore? Sì, quegli anni io avevo smesso l'anno precedente, quindi sono momenti in cui uno ha in testa l'obiettivo, però magari c'è quel lasso di tempo che... Tu sei arrivato a gennaio 2013 a Pescara, sì. Quindi hai fatto l'ultima parte della Serie A e della poi Serie B. Il primo anno di B con Marino. Però già lì capivi che stavi per smettere, cioè com'è arrivata quella decisione? Sì, chiaramente uno non vorrebbe mai smettere, ovvio, io poi stavo anche bene. Però a volte le cose succedono e, come si dice, si è chiusa una porta, si è aperto qualcos'altro per me, che nel giro di una stagione poi mi sono trovato da collaboratore comunque in prima squadra, nei playoff persi purtroppo lì a Bologna. E poi comunque è nato il percorso con Oddo, Donatelli, con i quali poi ho vissuto gli anni successivi, quindi un percorso nato piano piano, sfociato in cose belle e altre magari meno belle, un giro sportivo, ma sicuramente ci hanno fatto crescere tutti. Allenare i giovani quanto è diverso? Perché è ovviamente un'altra cosa, no? Sì, nel bene e nel male i giovani ti seguono purtroppo in tutto, e dico purtroppo perché a volte magari puoi anche dire cose magari che... anche delle stupidaggini, magari tu provi su di loro alcune tue idee e quindi loro le mettono in pratica alla lettera magari, però ti fanno sentire importante, hanno molto rispetto, in questo momento ancora per la carriera, perché da allenatore ancora ho fatto ben poco. Ma forse sarà sempre così, perché quando una carriera importante alle spalle non è che si cancella, anzi. Non si cancella, ma alla base c'è la credibilità. Le immagini che stiamo mandando sono quelle che secondo me in questo momento fanno funzionare questa squadra, cioè la mia ed è il gruppo, perché vedere, come si diceva prima, alcuni quindi ragazzi... c'è un'analogia anche con il Pescara di Pillon. Noi li guardiamo con grande rispetto e grande ammirazione, perché vedere i ragazzi della panchina che si alzano e fanno 50 metri per abbracciare un compagno, lì si accende qualcosa che ti fanno capire che hai in mano un gruppo importante. Antonio, ti aspettavi questo inserimento di Zauri alla guida della Primavera? Perché poi dalla Primavera, adesso Pillon farà i debiti scongiuri, ma può stare tranquillo, dalla Primavera sono nati tanti grandi allenatori da Pescara. Ah sì, ma me l'aspettavo anche perché io con Luciano, io per via dei nipoti, lui per via dei figli, ci incontravamo spesso davanti alla scuola elementare e ne parlavo, voglio dire, anche nel momento in cui stava per lasciare, che, insomma, era una cosa che gli poteva interessare. Cioè lo vedi allenatore? Sì, ecco, secondo me è portato per questo tipo di nuova attività, perché a parte questo sembra di calcio, da calciatore a qualsiasi livello, insomma da tantissime piazze, però credo che insomma, poi fare allenatore è tutto un altro mestiere, per cui ci vuole pazienza, ci vuole coraggio, ma soprattutto poi partire con i giovani credo che sia la cosa più difficile. Una bella palestra. A mio avviso, sì, però credo che lui abbia le spalle larghe per farle, del resto tra l'altro adesso viene in pratica già da 3 anni no? di attività, per cui credo che questo sia un mestiere che gli possa calzare a pennello. A Udine com'è andata lo scorso anno? Che è successo? Benissimo e poi malissimo, chiaramente. Un grande impatto. Un bel bagaglio di esperienza, anche quello. Grandi risultati, sì. Poi, come dicevo prima, purtroppo le batoste, se sei bravo a metabolizzarle, comunque ti fanno crescere. E così è stato, mi auguro, insomma, per Massimo e
che sia servita, chiaramente, perché comunque da persona intelligente quale tutto serve nella vita. È chiaro, uno vorrebbe sempre vincere, ma non è ovviamente possibile, quindi gli auguro di ripartire presto da una panchina importante. Quindi è stato un anno di sofferenza un po' per tutti, Andrea, pure per noi l'anno scorso, quanta sofferenza fino alla fine. Però è servita anche troppa. Quella. Beh sì, come si dice, se non vinco imparo, insomma. Quindi, cosa avete imparato? Che non bisogna arrivare all'ultimo a giocarsi qualcosa di importante, insomma, o meglio, qualcosa di importante per i bassi fondi, qualcosa di importante per la parte alta della classifica è un'altra cosa. Mi verrebbe da riflessione velocissima. No, pensavo che volessi parlare di Zeman. No, non torniamo sempre. Se ne freghi di Zeman. No. Zeman ci risiamo l'anno scorso, lo sapete, non mi far dire pubblicamente perché io difendevo Zeman, perché la platea era tutta contro Zeman e allora ci voleva qualcuno che difendeva bene o male un allenatore che ci poteva. Stati zitto, Rubinù. Zitto, piacere. No, il discorso era un altro, io volevo sapere da Zauli, intanto quello che chiesto a lui, diciamo che forse per la prima volta, il presidente è tornato a preparare una stagione la squadra, così come ha fatto altre volte nel passato, facendo magari le cose semplici, perché quando tu hai a centrocampo, che tutti quanti adesso dicono che è uno dei migliori centrocampo della Serie B, hai già Brugman, Memusciai è tuo, torna, non lo ridai di nuovo, te lo tieni, poi brava la società a confermare Machin. Quindi di fare le cose semplici. È quello appunto, di fare le cose più semplici. E cosa volevi chiedere a Zauri? A Zauri volevo chiedere se è veramente così traumatico, uso un termine forte, smettere di giocare a pallone, soprattutto quando si è vissuto per anni, anche a lui lo chiedo, per anni a alti, altissimi livelli. Ricordiamo 155 presenze con l'Atalanta, 132 con la Lazio, 59 con la Sampdoria, 24 con il Chievo, 18 con la Fiorentina. Se lo dicevi prima che me lo segnavo, faccio bella figura io. Ecco. E ha giocato la Champions, quindi. Zauri e poi Gessa, anche Gessa ha giocato. Appunto, per quello anche a tutte e due. Se si soffre. Gessa la Champions, no, Gessa la Champions ci vuole arrivare col Pescara. Onestamente la prima sofferenza che si avverte è quella di fine mese, sicuramente è la prima che viene a mancare, però scherzi a parte, insomma sono le abitudini che se uno non rimane nel calcio vengono a mancare e poi fanno sì che si vadano a innescare alcuni processi. Io ho avuto la fortuna di smettere ho smesso a giugno e agosto ho iniziato il percorso con la Beretti, quindi comandatore dei ragazzi, per cui le mie abitudini non sono mai cambiate, per cui credo che sia quello un pochettino il passaggio. Si vive meglio. Ho avuto la fortuna di proseguire la mia vita, comunque andavo alle due al campo, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente chi non ha questa fortuna oppure sceglie di fare altri percorsi, se li sbaglia, ecco qui magari che mentalmente si possono innescare alcune situazioni negative. Invece Jess faceva già il team manager in campo, no? No, no. Appunto no, però condivido il routine, che è poi quella che magari incominci ad odiare alla fine, ma è quella che ti manca di più quando smetti, perché poi effettivamente siamo viviamo di quello e per noi è fondamentale. Una domanda veloce. No, dopo la pubblicità, scusami, no, perché volevo chiedere a Riccardo, tu invece quando hai smesso di giocare? Sono un po' ingrassato come Tardelli e quindi... Se hai una domanda flash, Francesco, sì, falla subito. È un vantaggio per un giocatore come te allenare i giovani avendo quel curriculum, ossia il giovane che sa che il suo allenatore è quello che ha fatto tutto quello che hai fatto tu in carriera. È un vantaggio, è più facile l'approccio quantomeno con i ragazzi. Assolutamente, è chiaro che alla lunga viene fuori comunque la tua credibilità e la tua serietà, però come impatto assolutamente sì. Bene, andiamo in pubblicità, come torneremo in studio sentiremo anche il parere di due volti noti della televisione come Luca Cilli di Sport Italia e Maurizio Compagnoni di Sky, poi avremo un'intervista con il presidente Sebastiani e poi due vecchietti come Balzano e Campagnaro che stanno facendo sognare i tifosi biancoazzurri. A tra poco. Da giovedì 4 ottobre ritorna lo svuota tutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Biancheria grandi marchi: Borbonese, Blue Marine, Liugeot, Bellora, Somma.
Bossi, Down & Step. Trapunta matrimoniale Blue Marine, 159 euro. Trapunta matrimoniale Caleffi, 59,90 euro. Completo letto matrimoniale Fazzini, 69 euro. Asciugamani 1 più 1 Caleffi, 3,90 euro. Trapunte Disney, 39,90 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano. Telefono 085 44 58 973. Da giovedì 4 ottobre, Notti d'Oro, conviene! Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici e vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:46, rientriamo in diretta, torniamo in regia da Andrea Costantini per le ultimissime sul Pescara e sullo Spezia in vista dell'anticipo di venerdì sera. Andrea, novità? Beh, oggi doppia seduta per la squadra, diversi elementi hanno svolto lavoro differenziato, tra questi Scognamiglio, Del Grosso e Macin. Chiaramente sarà indisponibile Capone, che è stato operato la scorsa settimana a Barcellona, sarà indisponibile anche Antonucci, che continua a fare terapie, quindi questo è il quadro della situazione, tenendo presente che nei prossimi giorni rientreranno anche i nazionali, gli altri nazionali, ovvero Memusciai, Castrati e Melegoni. Proprio qualche istante fa ci ha detto che Memusciai è rientrato in serata, sì, quindi è già a Pescara da domani. Quindi sarà. Da domani.
Sì, ieri sconfitta l'Albania di Memushai proprio nella gara di Nations League contro Israele, quindi da domani Memushai sì, allenerà. Allora, per quanto riguarda lo Spezia, assenti sicuri Mastino e Acampora, recuperato Crimi a centrocampo. Per quanto riguarda l'attacco ci sono le incognite principali, perché Galabinov e Okereke si stanno allenando ma in via differenziata, ed è da valutare se entrambi saranno a disposizione. Non dovessero farcela, potrebbe giocare centravanti Giasi, giocatore che peraltro ha rinnovato oggi il contratto con lo Spezia, ha prolungato il contratto fino al 2021, e poi sulle corsie esterne i due attaccanti saranno Pierini, figlio d'arte, figlio di Alessandro Pierini, ex difensore di Udinese e Fiorentina, e Bidawi, che vengono dati in ottime condizioni. Questo appunto grazie dal fronte Spezia. Bene, il Pescara ha visto da due colleghi della televisione, Luca Cilli di Sport Italia e Maurizio Compagnoni. Andiamo a sentirli. Luca Cilli, ci eravamo visti in occasione della prima puntata di Replay con un Pescara che aveva iniziato la stagione con il pareggio di Cremona. A distanza di un mese e mezzo il Pescara è primo in classifica. È una sorpresa intanto? Secondo me no, non è una sorpresa, perché il primato è assolutamente meritato. E mi aspettavo sinceramente che il Pescara potesse fare un campionato all'avanguardia, perché c'erano le premesse giuste, secondo me. È una squadra che è partita giustamente a fari spenti. È una squadra che è stata un po' abbandonata da tutto e da tutti, mi riferisco anche ai tifosi che giustamente nelle ultime due stagioni hanno tribolato. Pescara è una piazza ambiziosa e giustamente gli ultimi risultati hanno fiaccato l'entusiasmo della piazza. Secondo me il primo successo che ha ottenuto il Pescara è aver riacceso l'entusiasmo, aver riportato gente allo stadio, gente intorno alla squadra. Non è una sorpresa, è un primato assolutamente meritato, perché il Pescara innanzitutto in sede di mercato, qui bravi Sebastiani, Leone e tutti gli uomini di mercato del Pescara hanno indovinato le scelte giuste. I vecchi, tra virgolette, i giocatori più esperti, molto abili a fare gruppo, e soprattutto il Pescara, secondo me, ma non lo dico solamente io, ha i giovani più bravi della cadetteria. Il mix è quello giusto. E peraltro è molto funzionale a tutto questo anche il contributo di Beppi Pillon, il tecnico di cui ora si parla tanto, perché ha saputo far convergere tutte le energie positive dell'ambiente. Se ne parla tanto, giustamente, di Giuseppe Pillon, che secondo me era stato dimenticato troppo in fretta dal calcio italiano, perché in fondo parlano i risultati per lui, dove è andato il più delle volte ha sempre fatto bene. Poi il calcio vive anche di mode, diciamo così, il calcio vive anche di situazioni particolari, dove alcuni allenatori bravi, soprattutto sotto il profilo mediatico, riescono a trovare occupazione. Pillon non è tra questi, è uno che lavora esclusivamente sul campo. Nel mondo di oggi, nel calcio di oggi, questo è un qualcosa che puoi pagare, però le qualità ci sono, le ha sempre dimostrate, e sono contento anche per lui, perché quando parlo di mix giusto, anche questo, la voglia di riscatto di tanti, dei giocatori vecchi che c'erano prima, dei giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, e di un allenatore che vuole dimostrare di essere ancora in grado di ottenere grandi risultati. Sei esperto e conosciuto ai tanti per anche le serate di calcio mercato, e allora ti faccio un po' di nomi del Pescara: Gravion, Brugman, Macin, Canutè. Diventeranno anche pezzi pregiati per le prossime sessioni di mercato? Lo sono già, soprattutto Macin, perché comunque è un giocatore molto importante, è cresciuto veramente tanto, è impressionante il salto qualitativo che è riuscito a fare negli ultimi mesi. È cresciuto molto e secondo me sarà l'uomo mercato del Pescara. Maurizio Compagnoni a Pescara per un convegno sull'evoluzione del calcio, ma in particolare arriva a Pescara in una fase in cui la squadra di Pillone è prima della classe. Intanto, insomma, da esperto di calcio, come si spiega questo inizio di stagione del Pescara secondo lei? Ma allora, il primo posto mi stupisce. Che il Pescara stia facendo bene? No, perché insomma la squadra sulla carta è ottima, però ad esempio in attacco, a parte Mancuso, ci sono due giocatori giovanissimi, e allora ecco che il primo posto è un po' una sorpresa. Però Mancuso lo conosco bene, è un grande giocatore, il centrocampo è di assoluto livello. Direi che in questo momento possiamo definire il Pescara una sorpresa a metà, ecco, che stia facendo bene, ripeto, per me
è normale che sia prima, effettivamente è un po' una sorpresa. Pillon per molti sembrava un allenatore sorpassato e invece evidentemente non è così? Ma guarda, il calcio italiano è strano perché ci sono allenatori che non azzeccano una stagione e continuano a trovare panchine importanti. Io ricordo che Pillon ha portato il Chievo in Champions League, cioè non è che ci ha portato il Real Madrid, con tutto rispetto, ha portato il Chievo in Champions League. È una persona probabilmente schiva, che fa poco pubbliche relazioni, però è un allenatore che quasi sempre, comunque, andato, ha fatto molto bene. Nel Pescara c'è appunto Mancuso, che viene da un passato alla San Benedettese, squadra molto vicina a Maurizio Compagnoni. Ma allora, Mancuso, usciamo fuori dall'equivoco, è un centravanti, è un esterno, cos'è Leonardo Mancuso? Ma lui nasce esterno sicuramente, però ad esempio per le caratteristiche, quando è venuto a Pescara che c'era Zeman, io credo che Zeman lo provasse come prima punta, perché comunque è uno che attacca bene gli spazi, vede la porta, calcia di destro, di sinistro, copre molto campo. Secondo me, se Zeman avesse puntato su di lui come centravanti, fermo restando che poi comunque c'era anche Pettinari, io ripeto, lui è effettivamente un esterno, però in certi tipi di squadre secondo me può fare anche meglio da prima punta. Diciamo che dei tre ruoli dell'attacco li può fare tutti e tre. Insomma, solo belle parole, giudizi positivi sul gruppo, su Pillon. A proposito di Pillon, però è un luogo comune sostenere che era stato dimenticato troppo in fretta questo tecnico, che non è sicuramente sorpassato come qualcuno sostiene o sosteneva, no Jess? Sì, sicuramente il suo vissuto, il passato dice che dove è stato ha fatto sempre bene. Condivido alcuni passaggi in cui si dice che magari non è mediaticamente diciamo forte, perché comunque bada di più al lavoro sul campo, e questo però io penso che sia un valore aggiunto in questo momento in cui c'è bisogno, appunto, di, come hai scritto tu, di volare basso. Per noi è importante aggrapparci a lui per poter, appunto, badare solamente al lavoro e a nient'altro. Ecco, non so chi dei due, Luca Ciglio Compagnoni, sosteneva prevale soprattutto la voglia di riscatto da parte dei vecchi che lo scorso anno hanno sofferto, da parte dei giovani che vogliono imporsi, da parte dello stesso Pillon, che proprio qui a Pescara vuole, non dico riabilitarsi, già lo ha fatto lo scorso anno con la salvezza, ma tornare a un livello che probabilmente gli compete di più. Beh, quindi voglia di riscatto da parte avere le motivazioni anche extra, sicuramente è un motivo in più per ognuno di fare bene. Anche noi come parte dirigenziale abbiamo voglia, esatto, di riscatto di queste due stagioni precedenti che hanno un po' lasciato degli strascichi non troppo positivi, e quindi anche noi ci mettiamo in discussione giornalmente per poter recuperare ciò che abbiamo perso e appunto avere il nostro riscatto. Zauri invece che idea si è fatto di Mancuso, che resta sempre il tormentone esterno, punta centrale, o ha ragione Compagnoni quando sostiene lui può giocare in ogni parte in fase offensiva? Ma io credo che Pillon abbia trovato la giusta collocazione per Mancuso, l'ha fatto giocare dove riteneva opportuno, e credo che, insomma, il mister, meglio di chiunque altro in questo momento, lo conosca al 100% vedendolo allenare tutti i giorni, per cui Pillon credo che abbia la giusta la soluzione per Mancuso. Ecco, e quando Compagnoni sostiene il Pescara è una sorpresa a metà, secondo il suo punto di vista, perché è una buona squadra, però non si aspettava così al primo posto. Beh, il fatto che in squadra ci siano parecchi giovani fa sì che magari all'inizio soprattutto si potesse pensare a una classifica magari diversa in questo momento, magari non alla fine, ma in questo momento probabilmente sì, visto appunto il numero di giovani in squadra. Questi giovani si sono inseriti subito bene, per cui la classifica è assolutamente meritata, quindi speriamo che riescano a stare in alto fino alla fine. Lo chiedo a Riccardo, Francesco e Antonio invece il discorso sulla società, che secondo molti si è riabilitata quest'estate, e ovviamente quando arrivano i risultati i giudizi non possono che essere positivi.
Però è una società che, nonostante gli errori commessi negli ultimi due anni, perché quando non arrivano i risultati ci sono sempre errori che fanno parte del lavoro di una società di calcio, questa società ha dato continuità negli anni. Guarda, io credo che le parole migliori le abbia detta il presidente Dravina, che è la persona forse più titolata per poter dare un giudizio sulle società. Il presidente ha detto una cosa molto, molto importante, che è una società che rispetta gli impegni, una società che è solida, una società che sta lavorando bene, è una società che sta raccogliendo i frutti, anzi devo dire che i frutti li ha già raccolti. Poi non tutti gli anni possono essere anni positivi, ci sono annate positive e annate negative. Probabilmente qualche scelta è stata sbagliata l'anno scorso, qualche scelta è stata azzeccata quest'anno, però per quanto riguarda il discorso societario ti voglio dire che io l'ho sempre detto, non vado mai a difesa di nessuno, però la società è solida, si è sempre comportata bene, ha sempre garantito il campionato. Ti posso dire anche cose un po' più banali, ha sempre pagato gli stipendi. Consideriamo che ci sono società che gli stipendi non hanno pagati per anni. È una società che sempre ha fatto fronte a tutti i propri impegni. È una società che oggi come oggi, con delle scelte probabilmente migliori... Quindi, come diceva Pierpaolo Marino, una squadra nobile per la Serie B. No, io ritengo che il Pescara non sia una squadra da Serie B. Io credo che quando ci voglia quel mix, un po' di coraggio, per quando non tanto raggiungi la Serie A, perché io credo che si possa raggiungere bene o male tutti gli anni. Quando poi sei in A diventa difficile, però giustamente, come ha detto proprio intanto il Presidente... Intanto non è così semplice raggiungerlo. No, però il Pescara ha sempre avuto comunque, almeno negli ultimi anni, ha sempre avuto... comunque un organico forte. Poi ti ripeto, sono annate buone. Però non è facile realizzare un campionato. Però secondo me il Pescara deve quando arriva in A è lì che diventa difficile, e lì probabilmente io credo che ci sia la maturità per non ripetere poi le annate che sono state fatte in A negli anni precedenti. Antonio De Leonardis, ovviamente mi rivolgo alla memoria storica, perché i presidenti qui vengono sempre contestati in città. Faccio gli esempi: Marinelli, Scibilia, ora Sebastiani, vengono contestati a livello locale, però a livello nazionale avevano avuto, anche le gestioni appena citate, una grossa considerazione. Perché c'è questo abisso di giudizi? Ma perché dipende sempre dall'andamento del campionato, la prima cosa è quella. A parte che nessuno è profeta in patria, tra le altre cose, per cui in momenti di difficoltà è ovvio che insomma la squadra poi la puoi rinnovare, però il presidente resta e diventa un po' capro espiatorio di tutto in effetti, quindi soprattutto cioè anche in città di provincia come la nostra credo che sia normale, purtroppo, dico anche aggiungo purtroppo, che ci siano questi momenti, perché poi in effetti la società la deve giudicare con una mente fredda dalla continuità che riesce a dare al suo lavoro, perché quello è un lavoro, e dal fatto di tenere in piedi comunque una società a un livello possibile che può tenere, per cui è sempre legata molto, molto al risultato. Ma io volevo aggiungere un altro picco particolare: quando parliamo del gruppo, siccome l'ho già detto, adesso approfitto dell'esperienza di due ex calciatori prodotto del Pescara. C'è la forza del gruppo, noi stiamo elogiando giustamente questo gruppo, però credo che la forza del gruppo vero la vedremo soltanto quali saranno le prime difficoltà, che so, l'anno di Zeman capitò diverse una fase in cui le cose andavano male, e però il gruppo è venuto fuori. L'anno di Marino, tu c'eri, fino al girone... Anche l'anno della promozione, no, di Oddo. No, ma soprattutto l'anno di Marino, che lui era calciatore, al girone d'andata eri secondo in classifica, poi questa squadra si è sfaldata, quindi il gruppo in momenti di difficoltà, quella volta ha resistito, stavolta no, quindi credo che purtroppo, dico perché sicuramente Pescara non potrà vincere tutte le partite, la forza vera di questo gruppo la vedremo quando avrà delle difficoltà. Secondo me ci sono le indicazioni, che i segnali che sta dando sono quelli positivi, che alla prova delle difficoltà questa squadra saprà reagire. Quindi Gessa e Zauri, quelli saranno i momenti per tastare di più la, non la forza, ma la prospettiva?
Sicuramente sarà la prova del 9, la verità comunque, è vero quando... Capito, un gruppo, facciamola subito, allora dobbiamo... un gruppo, quando un gruppo reagisce da una difficoltà è lì che veramente capisci di che pasta è fatto. E cosa serve in quel momento, Zauri? Ma intanto equilibrio, cosa che nel calcio difficilmente c'è, in tutte le squadre di vertice avranno questo periodo, questo momento, è chiaro che chi ne verrà fuori meglio poi... E soprattutto la convinzione dei propri mezzi. Sì, questa deve essere forte anche nei momenti di difficoltà, assolutamente. Vorrei fare un intervento velocissimo anche su quello che ha detto Compagnoni, che tra l'altro stimo tantissimo, credo che sia il miglior giornalista di Sky. No, nel senso che lui ha detto, innanzitutto di Mancuso che nasce esterno, ma non è così perché lui nel giorno del Milan nasceva punta centrale, ma a parte questo, può giocare in qualsiasi ruolo, sono d'accordo con lui. Poi la sorpresa, il fatto che non si aspettasse che Pescara arrivasse al primo posto, che secondo me il problema è vero, è che sono falliti quelli che dovevano arrivare al primo posto, tipo Verona, Benevento, Palermo, cioè la cosa è negativa, non è tanto il Pescara che sta primo, quanto le previsioni che hanno dato su queste squadre. Pescara, esattamente, voglio dire, questa è la cosa, quindi non è tanto una sorpresa. Sul discorso della società, ecco, queste parole che arrivano da personaggi del calcio, ma anche da colleghi che ne vedono di situazioni diverse, anche migliori se vogliamo, incoraggiano l'operato dell'attuale proprietà? Incoraggiano la proprietà, incoraggiano un po' tutti, però adesso gli elogi arrivano perché sei primo in classifica, perché è troppo comodo ed è fuori luogo dire, e non mi riferisco a nessuno, mi potrei anche riferire a tutti, l'inizio dell'estate, a luglio o ad agosto, chi credeva in questa squadra? 3.800, sì, ma a parte, quanti sono gli abbonati? Io non dico la valutazione sulla squadra, la valutazione sul lavoro della società. Ma anche sul lavoro della società è conseguenza. O la credibilità. Brava, esatto. Ma quando... Che c'è sempre, anche se il campionato siamo non d'accordo, è ovvio che ci dovrebbe essere sempre. La credibilità e il rispetto per il dirigente, con cui ci deve stare sempre il rispetto per l'allenatore o per i giocatori o per qualunque, se vogliamo, essere umano. Adesso parliamo di calcio e quindi il rispetto per quelli che stanno nel mondo del calcio, ma oggi tutti quanti dicono il Pescara è, ma tre mesi fa, quattro mesi fa, non lo so se c'erano tante persone che non che potevano azzardare a dire il Pescara farà un grosso campionato e magari a ottobre lo ritroviamo in classifica, ma nemmeno a dire, perché non ci sono stati in tanti, io non l'ho sentito, no, ma questo non l'ho anche detto, noi a dire la verità, sì, non sì, pensavamo ad un campionato del genere. Il Pescara, la società ha messo su una squadra in grado di disputare un buon campionato, è un azzardo proiettarsi a parlare del futuro, no, a inizio stagione, però le previsioni si fanno, i pronostici. Però su questa ragione Antonio, quando mi ricordo la prima puntata, diciamo quali sono le favorite, lui sosteneva giustamente non possiamo dirlo perché non possiamo basarci sui nomi, perché certo, non è detto che facendo squadre con pedine sì, illustri, ma su quello, quello siamo d'accordo, vale tutti, per tutti, così, no, non però vale a inizio stagione, da che mondo è mondo si fanno i ti ricordi la griglia, sulla griglia dei favoriti non c'era sicuramente il Pescara, ma anche appunto, noi dico, non tutti avevamo... lo fanno, perché giustamente una squadra come ricordava lui, Palermo, Benevento e Verona, dovevano stare, hanno speso molto di più, Perugia, quindi... Brescia, tante, Cremonese, Brescia, quindi, sono tante le squadre, no? Ed è vero che il Pescara è primo per grossi meriti suoi, ma anche perché hanno fallito in tante a parte fino comunque, adesso. Però, la base resta sempre che sapremo qualcosa di più a marzo-aprile, quando arriverà il primo momento. Questo vale per tutti, anche per il Pescara. Ma la storia di qualunque campionato. Esatto, Pescara l'ultimo. Quindi bisogna veramente il trionfo volare basso, di Otto. Esatto, il trionfo di Zeman, negli ultimi sono arrivati a primavera. C'erano state le premesse prima. Tutti puoi avere, però dopo devi avere continuità. Andiamo a sentire il presidente Sebastiani, avvicinato sempre da Andrea Costantini, come sta vivendo questo momento. Investi ora su tifosi.com/pescara.
Ma non c'è bisogno di togliersi i sassolini, te li togli con quello che fai giornalmente, normalmente, non devi rispondere, non devi dare risposte a nessuno. Cioè, io da quando sono entrato nel Pescara ho sempre lavorato in una direzione, che era quella di fare il bene della società. Poi è chiaro che il bene della società molte volte non coincide con il risultato sportivo. È evidente che il tifoso, oggi si parlava di tifosi, è evidente che il tifoso vorrebbe il risultato sportivo e vorrebbe la società importante. Purtroppo nei piccoli club questo non è sempre possibile, però noi ritengo che in questi anni, se dovevo fare un bilancio, penso che siano stati più i momenti belli che quelli brutti, pertanto guardiamo il bicchiere mezzo pieno e andiamo avanti. Le va bene se la chiamano sorpresa del campionato, il suo Pescara, o preferirebbe che fosse identificata come una realtà di questo campionato? Ma mi andrebbe bene se non mi chiamassero proprio, perché noi più siamo coperti e meglio è. Su Mancuso molti dicono: come mai già ceduto alla Juventus, ma in realtà ci sono stati altri benefici. Allora, intanto Mancuso, devo fare un passaggio su Mancuso. Mancuso è un giocatore che noi abbiamo ceduto alla Juventus nell'ambito di alcune operazioni che abbiamo fatto, abbiamo mantenuto il 50%, così come la Juventus ha mantenuto il 50% di alcuni ragazzi che sono a Pescara, mi riferisco a Canutè piuttosto che a Bonino, quindi è un tipo di operazione che io preferisco fare con i grandi club, perché sicuramente in prospettiva portano dei vantaggi. Poi è chiaro che oggi parlare di Mancuso oggi è facile per tutti. Nel girone d'andata dell'anno scorso magari tanta gente ci criticava perché avevamo preso Mancuso, però noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Sappiamo che i giocatori che arrivano a Pescara sono scelti dai tecnici che hanno fatto un lavoro, e poi è chiaro che si può sbagliare, però il più delle volte non l'abbiamo fatto. Alla Spezia lo scorso anno una delle prestazioni peggiori del campionato con Zeman, ora si andrà lì da primi della classe e con un ex come Marino che vi aspetterà. Sì, una partita importante tra due squadre che stanno facendo secondo me molto meglio del previsto, perché anche lo Spezia non credo che sia partito per essere lì, anzi quest'anno era partito con veramente affari più spenti del Pescara, e invece l'ottimo lavoro del mister con la qualità dei ragazzi che ha sta facendo un campionato brillante come il nostro. È presto per parlare di Serie A? Ma io non parlo proprio di Serie A, perché questa è una squadra che non è stata costruita per andare in Serie A, è stata costruita per fare un campionato dignitoso, per cercare di mettere in mostra i tanti ragazzi giovani che abbiamo di proprietà. Ed è chiaro che quando hai ragazzi giovani bravi può succedere quello che è successo fino ad oggi, che magari ti possa ritrovare primo in classifica, però abbiamo fatto 7 partite e questo non conta nulla. Abbiamo sentito il presidente Sebastiani, tra poco commenteremo in studio le sue dichiarazioni, andiamo in pubblicità perché siamo in ritardo, sono le 22:10, torneremo in studio tra qualche minuto, a tra poco. Da giovedì 4 ottobre ritorna lo svuota tutto Notti d'Oro con sconti fino all'80%. Materassi memory da 145 euro, materassi a molle indipendenti da 175 euro, Tempur, Simmons, Falomo, Permaflex, Dorelan, letti imbottiti matrimoniali in ecopelle 390 euro. Vieni a trovarci, quantitativi limitati. Notti d'Oro, Corso Umberto 271, Montesilvano, telefono 085 44 58 973. Da giovedì 4 ottobre, Notti d'Oro conviene! DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport.
prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Adri, uscita A14, direzione Pineto. Ultimo quarto d'ora di trasmissione, sono le 22.15, dunque abbiamo sentito l'intervista al presidente Sebastiani, che sosteneva molte volte il bene della società non coincide con i risultati sportivi. Andrea Gessa ha avuto Sebastiani presidente sia come calciatore sia ora come team manager. Diversità di rapporti, è più difficile starli vicino come team manager? Ma è difficile, sì, perché uno comunque esigente, però nello stesso tempo ho imparato più in questi anni da team manager di fianco a lui che in tante altre situazioni della mia vita, quindi sono a lui molto grato, questo già l'ho detto, sembra un continuo rufianeggiare, però è la verità. Quindi, vabbè, allora dici anche un suo difetto a questo punto. Ma il suo difetto sicuramente che magari è molto testardo, e la cosa che io gli rimprovero di più è quello che lui è una persona molto migliore di quello che appare nelle fuori. E questo è un complimento, non è... No, gli rimprovero il fatto che non voglia magari... veramente far vedere il lato suo migliore, che è quello che meriterebbe far vedere alla gente. Vabbè, senza che lo chieda anche a Luciano Zauri, perché... Perfetto. Ti chiedo di Pasquale Marino invece, prossimo avversario del Pescara, grande girone d'andata, come diceva prima Totò, che tipo di allenatore hai trovato in lui? Guarda, un allenatore che mi ha fatto piacere avere nella mia carriera, un grande allenatore che mi ha insegnato tanto quell'anno. È chiaro, lo metto alla stessa pari, al pari di Del Neri, che comunque aveva un modo di concepire il calcio che mi ha aperto. E qui fai felice Francesco Di Francesco, che è un grande sostenitore di Del Neri. Ha aperto dei cassetti che non avevo chiaramente. E Pasquale Marino, un grande allenatore, un ottimo preparatore di partite, un ottimo veramente allenatore, che probabilmente ha avuto anche meno probabilmente di quello che merita, però i risultati delle sue squadre sono sempre è stato anche quasi sfortunato le ultime stagioni, sempre soprattutto quasi a Frosinone. Poi le sue squadre giocano bene e questo credo che la dica lunga sulla sua forza. Che tipo di partita ti aspetti venerdì sera? Marino sicuramente è un allenatore che ha
ha aperto la squadra del Pescara, quindi fatta vedere in tutti i particolari ai propri giocatori, per cui sicuramente Marino conosce benissimo il Pescara e l'ho fatto vedere ai suoi ragazzi. È chiaro che il Pescara in questo momento ha una marcia in più. È vero che nei momenti difficili però non ha quel carattere necessario per ribaltare una situazione, non so, negativa. Purtroppo a Pescara è successo questo, io ero lì, chiaramente non per colpe totalmente sue, in campo ci vanno sempre i giocatori, per cui esattamente come allora e anche nelle altre passate situazioni è la colpa maggiormente dei giocatori, però è chiaro che anche l'allenatore poi ha le sue colpe. Totò, su Marino che tipo di valutazione ti senti di fare? Ma per quello che ho visto quell'anno non positiva, secondo me. Quell'anno lì questa squadra era partita benissimo, tra l'altro lui l'aveva impostato partita con un 4-3-3 anche sul piano del modulo, un modulo che lui aveva sempre attuato, poi in corso d'opera ha cambiato, ti ricordi? Però cioè, quell'intuizione di Brugman con Zuparic, no, soprattutto poi... appunto era una cosa comunque che alla fine questo Pescara, se ti ricordate, la lunga fase positiva che ha avuto, interrotta poi con l'Empoli, era sempre una squadra che rischiava pochissimo, in cui il portiere faceva quelle 2-3 miracoli e prendeva i 3 punti, cioè comunque era una squadra snaturata rispetto a quella che lui aveva costruito, non solo. Nella campagna acquisti di gennaio lui ispirò proprio questi rinforzi in base al modulo che stava attuando, e quindi peggiorando secondo me la situazione, che sono arrivato salviato, cioè esterni alla fine aveva un centrocampo in cui l'unico centrocampista era Brugman. La cosa non ha funzionato. Insomma, non ti ha secondo, convinto no, al 100%. Non solo, e poi questa cosa qui lui in effetti a dimostrare il momento di gestire la difficoltà. Credo che gli sia capitato pure a Vicenza. Non so se ricordo bene, però ci fu anche un problema col preparatore atletico, cambiato. Sì, addirittura durante le vacanze di Natale, insomma, sì. Non, alcune cose. Dopo le vacanze di Natale era una macchina in salita, a motore spento, sì, non in discesa, ve lo ricordate. Sì, certo. Ma infatti volevo chiedere a Zauri, ma come si passa da 4 mesi ottimi ad un periodo altrettanto, al contrario, negativo? Non ti chiedo proprio per rispetto. Ma lui arrivò per spingere la macchina lì. Io non ti chiedo che cos'è successo, perché è successo sicuramente, ci sono state tante situazioni, ma come può essere che una squadra che sta andando tanto bene, la sosta del campionato e poi ricomincia a giocare e sembra una squadra di asini, a dir poco di asini, con tutti i rispetti agli asini. Ma non mi ricordo, ne perdemmo forse 6-7 consecutive, sì, era una cosa per noi inspiegabile. Probabilmente troppi nomi, probabilmente viene da dire in quel momento, che non erano nomi chiaramente sulla carta ma non poi sul campo. Ed ecco qui che poi ne perdi 3 o 4 e vengono fuori. Ricordo, giocava col 3-4-3, non col l'evoluzione 4-3-3. Fu quella, sì, dal 3-4-3. Zuparic mediano, esatto. E due terzi di rifaccia, insomma, giocavamo abbastanza Zauri, su qualche giocava bene, sì, ripartivamo, prima sì. Andrea, la prova del 9 per il Pescara, questo impegno, perché si parla anche di un ambiente caldo, di squadra che è su di giri. Ma no, non esageriamo, il campionato è lunghissimo, è una tappa come tante altre, con la giusta serenità va affrontata, sapendo che veniamo da un bel periodo, ma che affrontiamo comunque una squadra ostica che in un terreno anche piuttosto caldo, dove non è facile giocare, dove non è facile venire via con i punti, quindi penso che sia solo una tappa del nostro cammino, niente di più. Riccardo, perché sorridi? No. Stavo pensando alla partita di Spezia. Stavo pensando. Cosa sogni? Chiede Antonio. No, io per la Spezia, eh? No, stavo pensando che quando tu domandi come bisogna restare di profilo basso, ho detto, stavo pensando che Bosco risponderebbe: Spezia non conosco, noi siamo il Pescara, andiamo e vinciamo. Ma questo non è volare basso. E infatti, appunto, perché Zauri, parliamo anche di questo campionato primavera, perché altrimenti con te potremmo affrontare tanti di quei discorsi sul calcio, però soddisfazioni ne state avendo pure voi, perché 6 punti in 3 partite, sabato c'è il Benevento. Che tipo di campionato vi proponete di fare?
Le aspettative anche da parte della società sono state quelle appunto di un campionato dignitoso, e, come si dice, far crescere questi ragazzi, valutarli, arrivare a fine anno magari con i 2000 che sono insomma l'ultimo anno di primavera, sono ragazzi a cui poi bisognerà fare o meno il contratto, quindi insomma è un anno molto particolare per questi ragazzi. È un giusto mix appunto, come spesso si fa per queste squadre, i ragazzi del 2000 e abbiamo anche un elemento del 2002, e quindi è un giusto mix, per il momento funziona, i ragazzi ce la mettono tutta e questo credo che sia la cosa più importante. Per il campionato vediamo, abbiamo visto ancora pochissime squadre per poter fare magari un quadro della situazione, sicuramente ho un ottimo gruppo, ho avuto la fortuna di allenare dei ragazzi bravi e questo lo devo a chi mi ha preceduto nelle passate stagioni, quindi sono parecchi ragazzi che hanno fatto la trafila dagli esordienti fino appunto alla primavera, quindi onore a questi allenatori che hanno formato, come dicevo prima, questi ragazzi che magari non faranno i calciatori, ma in questo momento mi sento dire che sono dei gran bravi ragazzi che per il momento che viviamo non è assolutamente una cosa scontata. Totò? No, ti volevo chiedere come giochi, sei un integralista, il tuo modulo, questi ragazzi oppure... Allora, questi ragazzi anche l'anno scorso giocavano con il 4-3, giochiamo un po' con i numeri, e ho degli esterni che insomma bravi, e ho anche alternative per questi, in questi ruoli, sia attaccante centrale che sugli esterni. E quindi ho delle alternative valide, ragazzi, poi chiunque gioca o entra e fa gol, questo è un mezzo allenatore, perché indovini i cambi, sono tutti bravi, a parte gli scherzi, quindi per me è facile fare la formazione, chiunque gioca o poi entra fa sì che insomma le cose vadano bene, quindi per la crescita va bene così. È ipotizzabile qualcuno dei ragazzi che alleni magari il prossimo anno nell'organico della prima squadra di Pescara, ossia vedi in qualche giocatore, non in tutti, è possibile. Proiettandoti lontano, la possibilità che emergano. Sì, senza fare nomi chiaramente, ma qualche profilo c'è. E me lo auguro appunto perché insomma anche il Pescara negli ultimi anni qualcosina ha portato in prima squadra, per cui speriamo di essere bravi e fortunati ad avere qualche giocatore interessante. È chiaro che magari non tutti andando in B, però anche la Lega Pro, che poi potrà sfociare in qualcos'altro, insomma ce lo auguriamo, e lo auguriamo a questi ragazzi che alcuni vivono anche lontano dalla famiglia, per cui è un doppio merito per loro se dovessero arrivare in fondo. Qualche ragazzo ti ha chiesto mai qualche consiglio? Sì. Sul modo di allenarsi, qualche spiegazione, come vivere, a proposito dei ragazzi lontano dalla famiglia, come vivere la quotidianità? Sì, ho avuto un caso all'inizio campionato, questo ragazzo lontano, italiano, non italiano, quindi lontano dalla famiglia, che senza nasconderlo l'ho vissuto sulla mia pelle ai tempi dell'Atalanta, dove magari mi mancava la famiglia. Mi sono trovato un po' a dargli appunto consigli, provarci, perché magari poi un domani avere rimpianti è la cosa peggiore che si può avere, quindi magari sforzarsi un attimino oggi per poter dire un domani io ce l'ho messa tutta, non sono arrivato, per altre situazioni, non perché ho mollato un momento magari più importante. Quindi per quanto riguarda questo aspetto credo di poterli aiutare, perché io insomma ho fatto la gavetta e sono in un paesino qui vicino che è Pescina, per cui so bene di cosa si parla, per cui quando poi uno arriva guarda indietro e dice ce l'ho fatta. Da Pescina a Bergamo quando eri ragazzo? Avevo 12 anni quando sono stato ho fatto le giovanili. Per cui è un bel viaggio. Vi assicuro che è stata veramente dura. Vabbè, però vuol dire che avevi le qualità tue interne, ma le qualità poi i piedi per poter arrivare così arrivare. Piedi no, io dico sempre ai ragazzi che ero bravo a rinviare con entrambi i piedi, quindi è la cosa migliore. Già entrambi i piedi, non è da tutti. Zauro, il vostro staff, di cui fa parte anche Mauro Esposito, bomber del Pescara, dice Mauro i piedi ce l'hai meglio di te. Ecco, lavora in sintonia anche con il gruppo della prima squadra, con Pillon, se vi segue. Sì. Assolutamente, soprattutto nel periodo dei nazionali tipo questo qui hanno bisogno di insomma di integrare la rosa con i nostri, e di volta in volta anche con mister Pillon, con mister Pesoli, comunque ci coordiniamo appunto nei ruoli con Andrea che ci chiede appunto i giocatori, e insomma quando le cose funzionano non è mai un caso, le parti vanno tutte nella stessa direzione, quindi tutti bravi, no? E adesso Andrea è atteso da un duro lavoro, perché tutti questi anticipi, posticipi per organizzare le trasferte, quello è un lavoraccio. Mamma mia, dovremmo operare già da domani mattina i cambi di date e orari, però va bene.
Riccardo, tu che non ci azzecchi mai, cosa farà il Pescara alla Spezia venerdì? È un campo obiettivamente difficile, però Spezia sta facendo bene e tutti quei campi così diciamo di provincia sono comunque difficili. Però ti ho detto anche prima, la squadra è unita, è forte. Io... C'è sempre la controprova dopo la sosta, l'altra volta è andata bene. Ecco, bravo, e volevo dirlo. Mi spiace aver fatto la sosta in questo momento. Io odio le soste quando le squadre vanno bene, perché il fermarsi potrebbe essere un'incognita. Però credo che il mister, che ha organizzato anche delle amichevoli, lui sa tenere questa squadra sempre sul pezzo. Diciamo che un po' come tutti, credo, sono ben pensante. Non voglio esprimere sul risultato, ma spero bene, insomma. L'ultima domanda è per Zauri e per Gessa: cosa chiedete a questa stagione sportiva con i rispettivi ruoli, quindi per la stagione 2018-2019? Andrea. Beh, un pronto riscatto dopo le due stagioni un po' così deludenti, e cercare appunto di dare il mio contributo nel miglior modo possibile, cercando di andare più in alto possibile. Zauri? Io ho fatto questa scelta appunto di iniziare questo mio percorso, quindi sono contentissimo di questo inizio e insomma voglio crescere, voglio imparare, voglio capire un po' come funziona. Totò, è una scelta giusta quella di affidarsi anche a ex professionisti per il settore giovanile? Sì, secondo me sì, soprattutto di affidarsi a ex giocatori, a gente che ha lavorato, certo livello, poi. No, ma che ha lavorato a Pescara, questa è anche la tradizione. Abbiamo avuto Zucchini, Nobili, certo. Tutti, voglio dire, l'ex giocatore a proposito di Zucchini, Antonio, con l'occasione per fare gli auguri a Giorgio, sì. Che è diventato papà ed è nato il nuovo Vincenzo Zucchini, Sì. Con commozione ovviamente facciamo gli auguri alla famiglia. No, dicevo appunto, credo che la continuità, la forza di una società si misura anche con la capacità di inserire nei suoi quadri anche giocatori e ex giocatori che hanno fatto... Per far sì che aumenti anche il senso di appartenenza. Sì, esatto. Credo che valga molto. Poi è ovvio che loro lo devono dimostrare, però insomma, partono già bene, secondo me. Grazie a Luciano Zauri, in bocca al lupo per questa stagione. Grazie a Totò De Leonardis, grazie ad Andrea Gessa, in bocca al lupo. Grazie a Riccardo Klink e Francesco Di Francesco. Andrea, non ti abbiamo disturbato molto perché questa sera non c'erano posticipi, però dalla prossima settimana si trotterà. Certamente sì, però ti dico un risultato che fa un po' sensazione, perché nella Nations League la Spagna sta perdendo 1-3 in casa con l'Inghilterra ed era sotto anche di 3 gol. A te. Appuntamento con te per la diretta di venerdì. Certo, sera. venerdì ore 20:30, pre Spezia Pescara, poi seguiremo la partita e poi il post gara con Paolo Renzetti, Gaetano Terio, con te e con tutti. Grazie a Maurizio Dagui in regia, alla GT Fotovideo con Gaetano Terra e Stefano Recanati, a Simone Marino. Ci rivedremo lunedì prossimo per commentare il turno di campionato, l'ottavo di questa stagione. Grazie per averci scelto.